Nello scenario europeo di fine 800, la capitale austriaca occupa una posizione al centro dei focolai culturali che hanno iniziato ad accendersi in città come Monaco e Berlino e che troveranno a Vienna clima e condizioni particolarmente favorevoli alla rivoluzione artistica passata alla storia come secessione viennese. Il termine secessione significa distacco. Ispirato alle correnti culturali di liberazione dell'arte che si stavano diffondendo in Europa come l'Art Nouveau, un gruppo di artisti viennesi con a capo una personalità d'eccezione come Gustav Klimt dà vita così a un nuovo movimento artistico. Fondata nel 1897 con il motto «A ogni tempo la sua arte, all'arte la sua libertà», la secessione viennese segnò l'abbandono di tutti i modelli e i linguaggi precedenti, dal classicismo della pittura d'accademia all'eclettismo di tutti gli edifici di rappresentanza che sorgevano lungo la Ringstrasse. Klimt, inoltre, oltre ad essere il fondatore di questo nuovo movimento, ne fu anche in un certo senso il padre spirituale. Attraverso l'opera di tutte le figure coinvolte nella secessione, egli aspirava all'integrazione delle arti nella società per raggiungere l'ideale che egli stesso definiva l'opera d'arte totale. La prima opera esposta è Mary Kerner von Marilon, in abito da sposa. In quel volto della fanciulla ha la luce delicata del pudore, dominato dal trionfo del bianco, del tessuto, del velo, dei fiori disposti in ghirlande, e in questo modo risalta il gioiello che la porta al collo. La ragazza non guarda lo spettatore, i suoi occhi guardano un punto lontano e il suo sguardo non ci trasmette serenità o felicità, bensì un senso di tristezza. Ma le guance rosate e la pelle chiarissima comunicano un senso di freschezza e innocenza. Abbiamo davanti un ritratto ineccepibile e dignitoso di una giovane donna che si appresta ad una dorata vita di servitù borghese, a servizio del nuovo uomo della sua vita, che subentra al padre che l'aveva dominata fino ad allora. La particolarità della secessione viennese è allora lo stretto legame tra le belle arti, l'architettura e il design. Oltre a numerosi pittori, infatti, fanno parte del gruppo della secessione importanti architetti, designer innovativi e scenografi come Otto Wagner, Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich, Coloman Moser e Alfred Roller. Moser e Hoffmann progettano anche oggetti artistici e artigianali realizzati con un'ampia varietà di materiali, la cui esecuzione viene affidata ad aziende austriache eccezionali come la società di vetro Johann Loth Witwe, famosa per i suoi oggetti in vetro iridescenti e luccicanti. Moser, Hoffmann e l'imprenditore Fritz van Dove fondano l'azienda Weinewerkstatt nel 1903, che avrebbe prodotto un gran numero di articoli di alta qualità per quasi 30 anni. A cavallo fra 8 e 900, dunque, per gli artisti austriaci, l'arte italiana era al tempo stesso un aspetto imprescindibile della formazione e un fardello che rallentava il cammino verso la modernità. Questa ambivalenza permane anche dopo la secessione, e ben la si vede in Klimt, che, promotore della nuova corrente artistica, non smise mai di interessarsi all'Italia. I viaggi del 1899 e del 1903 furono per l'artista occasioni per scoprire, fra Venezia e Ravenna, un'altra arte, quella dei mosaici paleocristiani e medievali, dei vetri murrini e degli smalti bizantini. Grazie alle cartoline che Klimt invia quasi ogni giorno a Emilie Floge a Vienna, siamo informati dell'andamento del viaggio e dell'entusiasmo che dovevano suscitargli le opere che aveva avuto modo di osservare. Klimt scrive le prime cartoline da Villach, Fonteba, Venezia e Padova. Il 2 dicembre Klimt scrive invece da Ravenna. A Ravenna, tante povere cose, i mosaici di uno splendore inaudito. Seguono altre cartoline, da Firenze, Pisa, La Spezia, Verona e infine due cartoline da Riva del Garda. Negli anni tra il 1900 e il 1910, Klimt cade ripetutamente nel ruolo dell'artista dello scandalo, che per primo osa concentrarsi più chiaramente che mai sull'erotismo femminile nei suoi dipinti, specialmente quelli dal contenuto simbolista e allegorico. Uno degli esempi più noti oggi, in cui Klimt rende omaggio al fascino dell'erotismo femminile, è il suo ritratto di Giuditta, creato nel 1901. Questa leggendaria figura biblica, che decapita con le sue stesse mani il generale assiro Oloferne per salvare dalla rovina il suo popolo ebraico, si fa strada sempre più nell'arte e nella letteratura al tempo. La Giuditta di Klimt è dipinta seminuda, in modo provocatorio, indossa gioielli Art Nouveau, con una pettinatura che segue la moda contemporanea. La pennellata è simile a quella utilizzata per la fattoria delle betulle e contrasta in maniera volontaria con lo sfondo, sia per l'uso massiccio dell'oro, sia per la bidimensionalità. La testa di Oloferne è rappresentata appena di scorcio, la si nota in basso a destra.
gli incarnati della figura danno una resa tridimensionale, mentre il vestito è trattato con un decorativismo bidimensionale, il tutto in una fusione che ha una resa astratta, di grande eleganza formale. Nel dipinto coesistono perciò due stili pittorici. I visi dei personaggi sono tridimensionali e trattati con un debole chiaroscuro. Gli incarnati sono resi con un minuto tratteggio di pennellate divise di toni freddi e caldi, mentre invece gli abiti sono decorati e bidimensionali. Anche il fondo è costruito con forme stilizzate che suggeriscono un paesaggio arcaico di alberi di fico e vite. Nell'insieme, la caratteristica che definisce le opere auree è l'accentuato decorativismo. Quest'opera è un eccezionale esempio del tipo di femme fatale, di nuovo stilizzato nelle arti visive e nella letteratura intorno al 1900, quell'essere affascinante da cui l'erotismo e il pericolo vengono sprigionati in egual misura. La visione ambivalente di Klimt di una donna erotica e allo stesso tempo omicida richiama l'attenzione su un argomento molto dibattuto a Vienna all'inizio del XX secolo, ovvero il rapporto tra i sessi. Il ruolo dell'uomo e della donna nella società, l'erotismo e la sessualità, l'autodeterminazione e la determinazione esterna dei ruoli sessuali vengono gradualmente messi al centro della scienza e della società negli anni successivi al 1900 e divengono oggetto di una fondamentale rivalutazione. Non è certo un caso che proprio in quegli anni a Vienna i rappresentanti dell'ancora giovane disciplina scientifica della psicoanalisi, Sigmund Freud in primis, giungano qui a intuizioni del tutto nuove. È considerata come significativa anticipatrice del periodo aureo, contraddistinto da un linguaggio di forte astrazione simbolica e dall'uso massiccio dell'oro. Questa tendenza si conferma nell'artista in maniera forte dopo il suo viaggio in Italia, presso Ravenna, e la visione dei mosaici bizantini dell'ultima capitale dell'Impero Romano d'Occidente. Il lavoro di Klimt è indissolubilmente legato alla sua speciale maestria nella ritrattistica. Sorprendentemente si dedica quasi esclusivamente a ritratti femminili, mentre i ritratti di uomini sono estremamente rari e risalgono per lo più ai primissimi anni creativi. Nella ritrattistica in particolare, le opzioni di design di Klimt variano in grande densità e velocità. Nel primo ritratto di donna, di grande formato del 1894 circa, quadro che fra l'altro venne rubato, dimostra la sua maestria nel padroneggiare una tecnica pittorica quasi fotorealistica, mentre nel ritratto di donna di piccolo formato su sfondo rosso della fine degli anni 90 passa alla tecnica impressionistica dello sfumato, pur conferendo all'opera un taglio fotografico. In ogni ritratto il maestro cerca nuove ispirazioni, nessuna composizione è uguale all'altra. Con l'aiuto di un gran numero di studi a matita, Klimt si avvicina lentamente alla postura del modello da lui considerata perfetta. La maggior parte dei committenti per i ritratti di Klimt appartiene poi alla classe benestante della società cittadina, alcuni tra i più ricchi del paese, come le famiglie Wittgenstein, Blockbauer, Lederer o Primavisi. Molti appartengono poi all'elite intellettuale del paese, come la famiglia Zuckerkandl. Ed è proprio un membro della famiglia Zuckerkandl, Amélie Zuckerkandl, appunto, la modella di una delle ultime opere di Klimt, lasciata incompiuta a causa della morte dell'artista. Il dipinto mostra una donna seduta con le braccia delicatamente piegate, mentre il suo abito ricade sul pavimento. Il petto e le spalle della modella rimangono scoperti, conferendo un allure sessuale al pezzo. A differenza poi dell'abito a malapena abbozzato, vediamo infatti solo le linee guida tracciate a matita, il volto viene descritto minuziosamente e si percepisce distintamente lo sguardo un po' vacuo della donna che guarda oltre lo spettatore. D'impostazione totalmente diversa è poi l'opera Ragazza nel verde del 1896, che mostra il grande polistilismo di Klimt e la sua maestria nel rendere le varie superfici. Notiamo la diversa pennellata, ad esempio, nella realizzazione dell'abito e del volto della ragazza, che restituisce da un lato la voluminosità della manica a palloncino, dall'altro la morbidezza della pelle. Di estremo realismo è poi il ritratto di Signora in nero, in cui è evidente l'elevatissima tecnica pittorica utilizzata nella resa dei dettagli. I gioielli d'oro brillano grazie alle brevissime pennellate bianche che lo illuminano, e allo stesso modo, di grande verosimiglianza, sono i volumi e le pieghe del vestito. Così, l'opera, che sembra essere una fotografia, ci invita nel mondo ricchissimo dell'aristocrazia viennese. La bellezza estetica e visiva del dipinto è però accompagnata da una tanto eloquente quanto sottile riflessione psicologica. La donna è vestita di nero perché vi è stato un lutto, ma non può piangere. La disperazione, infatti, non è consona ai costumi rigidissimi della sua classe sociale.
Così la sua tristezza può essere intuita unicamente dai capelli sfatti sulla fronte e dalle occhiaie che le cerchiano in maniera delicata e appena accennata agli occhi. Nel 1894 Gustav Klimt e Franz Matsch ricevono l'ordine dal Ministero della Pubblica Istruzione di dipingere allegorie monumentali per il soffitto dell'Aula Magna dell'Università di Vienna. Klimt assume l'esecuzione delle rappresentazioni Filosofia, Medicina e Giurisprudenza. Questi quadri monumentali sono considerati le opere principali dell'opera di Klimt oggi. In esse, Klimt ha trattato l'erotismo e la sessualità in un modo che nessuno a Vienna aveva osato fare prima di lui. Sin dalla loro prima presentazione, le opere suscitano l'indignazione generale del pubblico e del contesto politico, tanto che il ministero decide di non farle appendere come previsto inizialmente. Klimt rinuncia quindi all'incarico e restituisce l'onorario che gli era stato anticipatamente versato. Due dei dipinti delle facoltà finiranno nelle mani di un privato, uno entrerà in una collezione museale. Sfortunatamente, tutti e tre i dipinti furono distrutti negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Da aprile a giugno 1902, la secessione viennese presenta come parte della sua 14ª mostra un omaggio a Ludwig von Beethoven. L'attrazione principale della mostra è una scultura di Beethoven realizzata in marmo colorato da Max Klinger. A fianco ad essa, 20 artisti della secessione realizzano contributi originali, in particolare fregi e rilievi murali. Alfred Roller sviluppa invece il concept della messa in scena, mentre il design degli interni viene affidato a Josef Hoffmann. È però di Gustav Klimt il contributo più sensazionale, con un fregio murale lungo più di 34 metri che si estendeva per un'altezza di circa 2 metri su tre pareti di una stanza laterale. Klimt sviluppa un complesso programma di immagini che può essere visto come un'interpretazione visiva della Nona Sinfonia di Beethoven. L'importanza del fregio di Beethoven per l'opera artistica di Klimt non è quindi sopravvalutata. Klimt raggiunge qui per la prima volta un monumentale isolamento delle figure. La linearità come elemento progettuale autonomo raggiunge il suo primo culmine. Estremamente innovativi sono poi la natura polimaterica dell'opera. Il fregio è difatti dipinto con colore alla caseina su un intonaco applicato e incannucciato e con inserimento di pietre dure a madreperla e il polistilismo. Klimt ha infatti fuso insieme diversi stili pittorici, dalla pittura vascolare greca e dalla pittura egiziana, ricavò ad esempio la concezione della parete come fascia dove si allineano in sequenza figure ed eventi. Dalle stampe di Hokusai e Utamaro riprese il segno incisivo, la scultura africana gli suggerì le orride maschere che abitano il regno del male. Micenee sono invece quelle spirali che si ripetono attorno alla figura della poesia. La scelta compositiva è assolutamente inedita. Diviso in tre parti, il fregio inizia nella parte sinistra con il desiderio di felicità, prosegue in quella centrale con l'umanità che soffre e le forze ostili e finisce a destra con le arti e il coro degli angeli. La lunga parete sinistra, originariamente di fronte all'ingresso della sala, è lasciata quasi completamente nuda. Nel margine superiore un sottile ricamo di figure femminili distese a malapena tratteggiate e protese verso l'infinito conduce lo sguardo dello spettatore verso un gruppo isolato, il sofferto anelito umano alla felicità. Un uomo forte, il cavaliere, nelle sembianze di Mahler, voltato verso destra, è rappresentato nei panni di un guerriero in armatura dorata, mentre si prepara a superare una serie di avversità, spinto dalle suppliche di due donne nude e un'altra coppia inginocchiata davanti a lui. La parete più corta rappresenta poi l'umanità che soffre e le forze ostili. La scena è qui gremita di figure a simboleggiare la vita irta e di ostacoli che il cavaliere dovrà attraversare per raggiungere la felicità. L'universo malefico è femminile. Donne con poteri fatali e castranti circondano Tifeo e le sue figlie, le tre gorgoni, parodia maligna delle tre grazie. Poste in alto, le loro compagne impudiche e terrificanti personificano malattia, follia e morte. Il mostro Tifeo, bestia ibrida dalla testa di scimmia, gli occhi luccicanti di madreperla e il corpo di drago, impersona l'ottusità materialista contro cui il cavaliere, l'artista, deve lottare per affermare il regno dell'arte. A destra del mostro, altre tre figure femminili incarnano incontinenza, voluttà e lussuria. Isolata da queste, l'angoscia si torce avvolta tra le spire di serpenti, mentre in alto i desideri e le aspirazioni degli uomini volano via. Sulla terza parete, scandita in due episodi separati, ecco la redenzione, l'anelito della felicità. La poesia, un'affilata figura femminile, arcaica e orientaleggiante, suona la cetra. Più oltre delle figure nude, simbolo delle arti,
introducono il paradiso di pace e amore. Un coro di angeli canta l'inno alla gioia, finale della nona di Beethoven, e circonda una sorta di campana fallica che racchiude una coppia di amanti stretti nell'abbraccio. La liberazione dal male avviene dunque attraverso il raggiungimento dell'estasi amorosa, dell'abbraccio pieno di allusioni di una coppia. L'artista, di spalle e nudo nella sua fisicità, spogliato della corazza senza volto né sentimento, è un eroe vittorioso. L'immagine celebra così la liberazione, il trionfo dell'eroe sulle forze ostili, la sua resa al potere dell'eros, dunque la vittoria dell'universo dei sensi sulle paure terrene. Il riscatto dell'artista attraverso l'arte è simboleggiato dal rapporto uomo-donna. Molteplici significati veicolati da quest'opera. Pur non ignorando il possibile ottimismo, però, bisogna ricordare che nella Vienna della psicanalisi le forze dell'inconscio minacciano non tanto lo status sociale dell'artista, quanto la sua identità maschile, messa in crisi dalla fine di un'epoca, quella dei padri. Il cavaliere, nell'abbraccio della sua compagna, appare nudo e non se ne vede la testa. Vi è per questo motivo che ne dà una lettura completamente diversa. Il buon cavaliere, che è riuscito a liberare il mondo dalle forze ostili, è un amante soggiogato, e la sua resa all'eros non ha niente di vittorioso. L'ultima opera è il capolavoro incompiuto La sposa, ed è uno dei formati più grandi che Klimt abbia mai eseguito. Il tema è l'amore e il desiderio sensuale. Al centro c'è la sposa omonima, addormentata e avvolta in un abito blu. La testa del suo partner è accanto a lei. Il suo corpo è in gran parte nascosto da un gruppo di donne che, strette l'una all'altra, sembrano fluttuare in posizioni diverse. In parte nude e in parte vestite, illustrano ovviamente le sfaccettature delle esperienze erotiche di felicità a cui la sposa sembra abbandonarsi nel suo sonno beato. Sotto lo sguardo irretito dell'uomo dalla pelle leggermente scura come negli affreschi dell'antichità, desiderio, erotismo, scoperta, curiosità e maternità fuoriescono in un tripudio di colori, forme e carni appena accennate. Uniche eccezioni sono il corpo di spalle in basso a sinistra e quello non terminato, frontale, nella metà destra della tela. Le uniche gambe aperte lasciano intravedere un sesso presumibilmente femminile, seppur parzialmente coperto, da un elemento decorativo vagamente fallico. La forte colorazione del quadro e gli audaci contrasti di colore mostrano che l'opera è caratteristica della tarda fase creativa di Klimt. Gustav Klimt sviluppò uno stile raffinatissimo, elegante, ma al contempo moderno e fantasioso, frutto di un'ampia cultura sia in senso scientifico che artistico e letterario. Si pone sulla linea della critica alle ambiguità e alla decadenza della società contemporanea, ma soprattutto del superamento della pittura accademica e di quella impressionista di derivazione francese. Nei suoi dipinti ritroviamo una grande ricchezza di richiami culturali differenti, che spaziano sia geograficamente, con continui riferimenti esotici, che dal punto di vista temporale, collegandosi alle civiltà del passato. Spesso Klimt inserisce nei suoi dipinti i mosaici e il preziosismo dell'arte bizantina, i fondi d'oro delle tavole gotiche, citazioni dell'arte rinascimentale italiana. Klimt è stimolato dagli studi di Freud sulla psicanalisi, come pure sembra affascinato dalla vita vista al microscopio rivelata dalla nascente biologia, tanto da arrivare ad utilizzare simboli ed elementi appartenenti al mondo della scienza, inserendoli nei poetici contesti dei suoi quadri. Le opere di Klimt, al di là dell'efficace gusto estetizzante, possiedono una profonda stratificazione di significati. Sono scenario in continuo fermento, dominato dalle nuove conquiste della medicina e della biologia, dagli studi di Freud, dallo sviluppo delle nuove teorie e ricerche scientifiche che si aprono in tutti i campi. In questo nuovo scenario si inserisce la nuova visione estetica, che rivoluziona i costumi spostando l'interesse del mondo intellettuale e di quello artistico sui grandi temi della psiche, dell'eros, del mistero della vita e delle energie della natura.